Buona domenica e buongiorno a tutti coloro che ci seguono. Sesta giornata Sbordone League. Parte anche la Bronze League questa mattina, in questa domenica, dopo la Silver di ieri, che era sabato. Oggi dunque parte la partita. Occhio! Col destro rete! Ancora lui! D'Agostinis sblocca subito il match, segna sempre. E dunque subito 1-0, subito D'Agostinis in campo. PDA contro Patetico Madrid, hanno solo un punto di differenza queste due squadre, il Patetico ne ha 4, i PDA ne hanno 3. Ma ora vuole il sorpasso la formazione maglia nera, che si schiera con Schioppa tra i pali, Cescere con Paone e Graniero, dovrebbero essere i lati della difesa 3. Centrocampo con Taglialatela e Cirillo, in attacco ovviamente D'Agostinis. Qui fuori ci sono Ricca con Mister Sabatino, affiancato anche da Cuffaro, vabbè, l'accento, attenzione, perché D'Agostinis vuole un altro numero. La cava per il Patetico Madrid con Solimene, Lixia e Bracale, di somma con De Rosa centrocampo, Sepe in attacco, parte da fuori Richard Eddy, quest'oggi il Patetico ai completini, è una novità. Solimene, Bracale, scende, supera la metà campo, prova il tunnel, forse c'è fallo, è così. Oggi è la sfida anche dei due grandi allenatori di questa Bronze League, Mister Rabona e Mister Sabatino, accompagnano sempre le loro squadre anche alle 9:30 di domenica, dopo magari un sabato sera passato chissà dove e chissà con chi, come nel caso di Rabona. L'hanno beccato ieri in qualche locale un po' così, un po' losco, nelle zone di Napoli più oscure. Ma alle 9:30 Mister Rabona è sempre presente. Prova a girarsi D'Agostinis, alza un campanile, tira, gol destro, la cava su, anzi Paone, sì, ha provato lui. Cirillo taglia la tela, pallone alto, ancora rimessa PDA, ancora Cirillo, ancora colpo di testa, la cava, e dai. Un triangolo che porta il pallone a Sepe, recuperato da Cirillo, prova a ripartire, Lixia sbatte, ancora contrasti in due su di somma, vediamo un po', non rimane lì, tanto inizia a gocciolare, è entrato un Deddy, uscito di somma, palla dentro Solimene, poi al volo. Pallone che rimane da quelle parti, con Lixia che fatica a rinviare, lo fa Solimene, batte Cirillo, palla dentro, un po' di tacco, taglia la tela, poi D'Agostinis, alza il pallone, palla dietro, non arriva Paone, riparte, anzi no, c'è Graniero da quelle parti, intercetta la sfera, sbaglia la rimessa Sepe, tutto regolare, rinvio di Graniero, pallone da queste parti in Deddy, arriva per primo, prova a partire Richard Eddy, eccolo qua, è morbida per Eddy, Bracale di punta, non riesce a calciare bene, ancora Bracale che prova a sfondare, Sepe non passa, c'è ancora Graniero, poi Lixia, Sepe ancora, roulette, ancora Sepe che dimostra una buona tecnica, palla che arriva dalle parti di D'Agostinis, che non riesce a tenere il pallone in campo. Deddy, Bracale, 1-2, nello spazio. Cirillo, D'Agostinis. Prova a chiudere in Deddy, non riesce, passa. Calcio d'angolo. Palla dentro di Taglialatela, salta Solimene. Parte Sepe, mette giù il pallone. Arriva in Deddy, sterzata. Prova il tiro, curato da Cecere. Con le mani Solimene, palla dentro, colpo di tacco di Cirillo. Con le mani Bracale, salta De Rosa, non trova però l'impatto col pallone. De Rosa,
Palla dentro. Non passa. Allora si riparte da Ottavio Solimene. Ancora De Rosa. Buono lo spunto. Cerca spazio Alixia. La pressione di D'Agostinis. L'errore di Sepe. Sente la pressione ora buona. Molto concentrato. Parte Ndedi. Si accentra. Allarga male. Taglia la tela. Avanza. Carica il destro. Ancora Sepe. Prova col destro. Schioppa palo. Di Somma. Col sinistro. Palla forte. Andrà proprio Solimene, il capitano, con le mani dentro, colpo di testa, ancora De Rosa, poi Ndedi, punta, Paone, palla dentro, nodo e triangolo. De Rosa, punta l'uomo, palla per Ndedi, un po' difficile, recupera comunque Richard, si accentra improvvisamente, sbaglia tutto Ndedi. D'Agostinis, sportellata di Ndedi, ancora lui che parte. Supera metà campo, palla per Sepe. Occhio a Mancino, cerca il cross. Ixia con le mani. Arriva anche Solimene. Salta Paone. Taglia la tela. Palla in avanti. De Rosa. All'indietro alla cava. Buono il triangolo che porta la parola all'Ixia. Esce Graniero, ancora Solimene, palla difficile. Ancora con le mani Lixia, movimento di Somma, occhio, palla per lui. Occhio perché Lixia è l'ultimo uomo, attaccato da D'Agostinis. Non esce fuori. La rimessa è dei PDA, si va a prendere taglia la tela Lixia, eh. Attenzione, no, taglia la tela abbatte. Occhio dentro. Palla proprio alla cava. Parte Ndedi. 3 contro 1 addirittura. Anzi erano in due a chiudere, ma qui Ndedi sbaglia il tocco. Parte Ndedi. Occhio di Somma dentro. Palla per lui. Di Somma schioppa. Ndedi ancora, non è finita. Ancora lui, calcio d'angolo. Prova di Somma schioppa. Solimene cerca ma non trova. Occhio Lixia che stava morendo così. Va proprio Peppe Lixia. Bracale. Viene chiuso. Non è lungo. Occhio Solimene. Palla alla cava che rinvia fuori. Attaccano i masse PDA. Palla dentro, colpo di testa che viene prolungato sul secondo. Paone prende il fondo. Vediamo un po'. Calcio d'angolo. È così. Palla dentro, secondo palo. Anzi no, era proprio giusto sul vertice. Sbaglia D'Agostinis. Non da lui. Numero di Somma. Esagera. Rischia tantissimo. Ma tiene ancora il pallone. Poi sbaglia il tocco. Ancora di Somma. Ndedi cerca proprio di Somma. Altro pallone sbagliato da Ndedi. Cicere. C'è fallo, si continua. Taglia la tela. Vediamo se apre. D'Agostinis. 1-2. Col destro. Errore di Lacava. Allora pallone dentro. Occhio di Somma. Prende largo col sinistro. Cerca centrale ma non trova nessuno. Cirillo. De Rosa. Poi Cescere. Lixia che sbuca dal nulla. Con le mani Lixia. Pallone dentro. Taglia la tela, mette giù. Prova a illuminare Cirillo. Doppio passo. Ancora Cirillo. Non perde il possesso. Palla dietro. Lixia. Arriva Paone. Serie di rimpalli. Ndedi. Parte lui. Si accentra doppio passo. Ndedi ancora. Richard. Va. Tocco centrale. Liscio clamoroso. Poi taglia la tela. Gran finta di corpo. Palla lunga. D'Agostinis mette giù. Prova ad andare ma sbaglia tutto. Palla per Bracale. Si gira Bracale. De Rosa salva Frank Graniero.
E finisce il primo tempo 1-0 per i PDA. Sta per iniziare la ripresa. PDA in vantaggio per ora. Su patetico. La novità non c'è, D'Agostinis, nemmeno Cirillo per l'inizio di questo secondo tempo. Sono entrati Cuffaro e Ricca. Prova, taglia la tela. E il pallone per Disumma, interviene Ricca. Intanto la pioggia diventa un po' più fastidiosa, c'è abbastanza anche vento. Mister Rabona sempre concentrato anche a bordo campo. Studia tattiche con De Rosa. Occhio a quel braccio. Rimane lì Sepe. Trattate! Bravo Beppe. Attenzione Lixia. Non passa Ricca. Fase confusionaria della partita. Pallone per Bracale. Sepe, prova. Palla dietro, schioppa. Poi taglia la tela, arriva Solimene, carica il destro e schioppa. E ora sì che la pioggia diventa esistente. Pallone dietro, sbuca Bracale, va a chiudere Paone, che riparte, gioco di gambe, illumina Cuffaro. Scende Lixia, poi Bracale, carica il destro. Scescere Cuffaro. Attenzione alla giocata. Cuffaro si gira. Con le mani va, taglia la tela. Con poi tacco, attenzione. Ancora Cuffaro. Non riesce a servire, taglia la tela. C'è stato l'intervento di Lixia. Salta Solimene. Dedi prende la mira, rimette dentro colpo di testa. Palla vagante, schioppa, pennella. Occhio. Paone. Va. Dedi recupera. Bracale. Poi arriva Sepe, gran numero. Col destro ma sbaglia. Palla dietro. Si gira Paone. Ancora lui. Attenzione, prende a calcio l'avversario. Invece il pallone. Sepe, riparte. Spara via. Scescere, poi Dedi. Tocco di Somma. Prova la finta con roulette. Va ancora di Somma dalla bandierina. Occhio dentro. Prova il pari, il patetico. Svirgolato, attenzione. Palla dentro di Solimene. Di Somma. Poi abbiamo Solimene ancora. De Rosa. Alza la testa. Cerca di Somma. Palla dentro, secondo palo. Sì, no. Si ferma sul primo fondo. L'appoggio a De Agostinis, che non calcia bene. Dedi allarga male. De Rosa, Sepe. Arriva Bracale col destro, schioppa. Occhio al pallone per Cuffaro. Arriva a scescere il tocco, schioppa il sicollaro. Poi di Somma. De Rosa, serie di errori, Sepe che allarga bene, Dedi prende la mira, sbaglia tutto, poi ancora un pallone via. De Agostinis, ancora lui, un rovesciata fantastica. Sempre lui. Era una palla che rimbalzava e De Agostinis rovesciata, l'ha buttata dentro. Ne ha fatta un'altra perla regalata al nostro staff. D'Agostinis, fantastico, sempre lui. In questo momento i PDA stanno superando in classifica la formazione del patetico Madrid e si distaccano anche dal Wimbledon, lasciandolo a 3 punti. Occhio, sarebbe la prima vittoria sul campo dei PDA dopo aver ereditato i 3 punti dalla Longobarda promossa in Silver League. Può arrivare questa prima vittoria per la formazione maglia nera. Ormai siamo sul 2-0. Sepe, prova, schioppa. D'Agostinis prende spazio, ancora lui. Guardate la faccia di Solime. Al volo, pazzito Solime. Guardate che faccia. Gioca lunga. Di Somma. Arriva Cirillo, poi ancora Di Somma. Cerca Bracale. Gran finta.
Il pallone per Seppe, schioppa! Ancora Seppe dentro, Bracale. Traversa di Bracale intanto. Gran destro, fulminante, ma pallone che non è sceso abbastanza. Davide! Graniero scende, chiude Solimene ma sul piede di Cirillo. Lixia recupera, poi salta un paio di scivolate, poteva esserci fallo. Si inserisce Paone, ma arriva De Rosa. Lancio lungo, rimessa per i PDA. Batterà da Agostinis, palla dentro, colpo di testa, deviazione di Lixia, calcio d'angolo PDA. Ma uno alla fine, Marco. Boh, si sa. Occhio perché Ndedi si accentra, non riesce a trovare la porta. Pallone lungo, mancano più o meno 3.5 alla fine. E Agostini prende la mira, stavolta è fuori. Palla Ndedi, si accentra, cambia di là verso Seppe. Occhio Seppe, occhio l'ombrello, è morto, attenzione, il mio ombrello sta morendo. Un vetto pazzesco all'Avion, è una bufera. Bracale, scende De Rosa, 1-2 con Ndedi, poi il tocco di ritorno, rimessa per il patetico che ne ha già rimontata una negli ultimi 60 secondi proprio contro il mio Wimbledon. Colpo di testa, schioppa. Occhio che mette la palla avanti da Agostinis. Bracale ha un'idea, tirare a porta, scivolata di Cuffaro, palla che non esce. Lixia, mamma mia che interventaccio, poi calcio d'angolo, guardate una buona. Palla dentro per Ndedi, mette giù, palleggio, prova di tacco, il campo è finito. Cambio! E anche su questa panchina non ci si sta fermi un attimo. Cuffaro si gira, rimpallo, manca poco, 2-0 il risultato. E poi Paone che mette giù, la cava, è morto. Di somma, Seppe, ancora di somma, 1-2. Ma Seppe non si muove. E allora porta la palla, la già gira, right, Solimene. Occhio taglia la tira al vento. Poi Lixia che esce, mezzo a due. Arriva di somma, cambio dentro, centrale, Ndedi, finta. Ancora Ndedi, punta l'uomo, ne fa fuori due. Ancora Ndedi, passa, Ndedi, tutto solo di somma. Bracale al vuoto, fuori Solimene, tutto per tutto. Attenzione, nervosissimo. 20, anzi, 120 secondi alla fine. Anche Solimene è nervosissimo. Prendilo a calcio qualcosa, non ci serve, prendilo a calcio. Cuffaro tutto solo, la cava. Occhio perché ora si gioca a ritmi altissimi. Seppe schioppa, De Rosa col destro, non entra. Bracale, una partita incredibile. De Rosa scivola, parte Cirillo, 3 contro 1, palla da Agostinis, calcio d'angolo, palla dentro Cuffaro, non aggancia, poi da Agostinis, prova a girarsi, tiene la sfera, ancora da Agostinis, oh fallaccio, ha detto 3 volte non lo so, da Agostinis fuori, Ndedi col destro schioppa. Occhio perché di davanti sono rimasti in due. Arriva De Agostinis, i gol facili non gli piacciono.
I PDA vanno a 6 punti. Il nuovo fanalino di coda stavolta è il Patetico Madrid.